Passo quindi la parola ad Alessio dei Fridays for Future, che ci porta appunto il saluto del movimento dei ragazzi. Posso anche fare di qui tanto velocissimo. Noi quando siamo in piazza chiediamo ai governi di seguire la scienza più autorevole, ma per questo anche noi dobbiamo cercare di essere formati sui temi scientifici, quindi capire quali sono le cause e gli effetti del cambiamento climatico. Un'altra cosa che chiediamo spesso è di seguire i principi della giustizia climatica, che è un concetto molto complesso che si può declinare in tanti modi. Oggi proviamo a declinarlo sul tema acqua, cioè far sì che gli effetti del cambiamento climatico nella matrice acqua non siano subiti solamente dalle fasce più deboli, solamente dagli ultimi del mondo, ma che si adottino soluzioni per far sì che non ci siano persone che siano più influenzate, più colpite da questi effetti. Questo, spiegato molto male e molto velocemente, può essere il concetto di giustizia climatica. Spero che questo incontro sia interessante, perché più conoscenza abbiamo, più le nostre richieste possono essere forti, fondate, argomentate e vincenti. Grazie a tutti.